che mi pare che Piero, il grande e famoso pittore della Resurrezione a San Sepolcro, abbia voluto nel cimitero ricordare la mamma come simbolo materno. A riscontrare il fatto che in tutte le pitture di Piero in cui c'è da esaltare una donna, soprattutto una madre, si ritrova lo stesso volto, è il volto che assomiglia stranamente moltissimo al volto che viene ritenuto autoritratto di Piero, fa pensare che sia la mamma. E evidentemente voleva significare a se stesso e a chi guardava che l'ideale del volto della mamma, di una mamma per lui, era un volto che assomigliava al figlio, cioè a lui stesso. E si resta colpiti dalla forza che nei soli occhi riesce Piero a concentrare. Una meraviglia. E non è solo pittore degli occhi, ma certo che sapeva, del resto basta fare il confronto qui tra queste tre figure, i due angeli. Il disegno degli occhi dei due angeli, salvo una maggiore apertura nell'angelo verde, diciamo così, di destra, è pressoché identico. La capacità di espressione è totalmente diversa. E vediamo quello della Madonna. Tristezza, contemplazione, aspettativa, pazienza e dolcezza. E vivacità nell'angelo, in un angelo, nell'altro una certa espressione di dolore. Anche le bocche era molto capace. Guardi lo stesso in queste tre figure. Bocche e occhi. Dicono che i capelli li dipingesse un po' di maniera. Eh sì, certo. Le donne le faceva molto stempiate. Quasi per dargli un atteggiamento regale, ma era la moda del tempo. Gli angeli, dei capelli rizzutissimi, si direbbe o mai stati dal parrucchiere o troppo stati in cura dal parrucchiere, che ha impecciato ogni cosa, quasi come i baffi di 50 anni fa. Io non ho la presunzione di giudicarlo, ma si sente dire dai critici, quando nelle sue figure si trovano per esempio mani ben fatte, che quelle mani non siano state fatte da lui. Certo, guardando le mani della Madonna del parto, qui si ha l'impressione che l'esecuzione, supponiamo che si tratti solo di esecuzione, non sia stata molto molto felice. Però lasciamo stare queste cose, guardiamo l'insieme delle figure, la proporzione delle masse. Piero della Francesca è non solo grande pittore, ma anche illustre teorico della prospettiva e dell'arte del dipingere, e anche illustre teorico della contabilità, oggi diremmo della computisteria. Uno dei più famosi libri di Abaco del tempo, in fondo fu scritto da Piero, anche se uno dei suoi discepoli, Fra Luca Pacioli, non esitò a pubblicarlo col suo nome, ma poi si è provato che era opera del maestro. A quei tempi la proprietà letteraria non era così rispettata come si pretende sia oggi, Il pittore del tempo, fine 400, aveva un certo pubblico di osservatori o di critici. Il pittore di oggi ha un pubblico del tutto diverso. E Piero, in un certo senso, non ha soddisfatto tanto i critici del tempo, sicché restò un poco in sordina. Ha ritrovato favore quando l'opinione pubblica, in questi ultimi decenni, ha voluto nel quadro ritrovare o ricercare o avere la possibilità di ricercare dei problemi, di identificare dei problemi a cui l'osservatore deve rispondere, sicché l'osservatore entra in dialogo col pittore, il pittore che pone degli interrogativi e l'osservatore che vuol essere lui a rispondere. L'enigmatica posizione delle figure di Piero un pochino mi pare soddisfa questa ansia della gente di oggi, che i pittori di oggi cercano di soddisfare in modi diversi, o
attenuando il realismo della loro arte figurativa o volando verso l'arte astratta, che poi è l'arte, come l'arte figurativa. È un modo di porsi di fronte all'interlocutore, cioè all'osservatore, e di dialogare con lui. A volte, quando torno dalle mie parti, passo da Monterchi e mi fermo davanti alla Madonna del Parto. Il tema del mio dialogo col grande pittore è allora sempre lo stesso, il misterioso rapporto che c'è tra la vita e la morte e che qui viene espresso. Ma questo capolavoro si riallaccia strettamente a un'altra opera di Piero della Francesca, La Resurrezione di Cristo. Invitato dai suoi concittadini di San Sepolcro a celebrare i festeggi del comune, disegnando lo stemma del comune, Borgo San Sepolcro fondato, dice la leggenda, da pellegrini che tornavano dalla Terra Santa poco prima dell'anno 1000, Piero, anziché disegnare un sepolcro chiuso, fa un sepolcro aperto, la resurrezione, nella valle. Un contadino, dicono i critici anche a questo proposito, della Val Tiberina, che sorge, si erge, issa la sua bandiera e guarda estatico, contempla estatico la vallata. Nell'arte di Piero, nelle figure, si vede la gente di qui. Io ricordo da bambino di aver conosciuto un campanaio del Duomo di San Sepolcro, che era il ritratto identico di uno degli armigeri che dormono ai piedi della Risurrezione. Non solo era la mia impressione di tutto il paese, sembrava che fosse risorto quel armigero romano. Gli uomini d'oggi assomigliano ancora a quelli raffigurati da Piero nello stemma del suo comune. Ognuno se ne accorge. Basta che questa gente torni ad indossare il costume storico, come avviene per esempio nella tradizionale gara dei balestrieri. Questi due dipinti, Madonna del Parto e Resurrezione, acquistano il loro più profondo significato l'uno dall'altro. Si direbbe che l'artista abbia voluto sottolineare la supremazia e il trionfo della vita sulla morte. Là, una madre, la Madonna abbiamo visto, che indica il frutto che conserva e porta nel suo seno, la nascita, la creatura nuova. Qui, il Cristo che risorge dal sepolcro e con uno stesso viso estatico, quasi come la Madonna di Monterchi, interroga e contempla. Contempla qui con forza, la grande forza degli occhi, che sono il centro del quadro, questo prodigio della sua ricomparsa in mezzo agli uomini, molti dei quali ancora addormentati. Ho già detto quello che questi due quadri insieme mi ricordano, qualcosa di ugualmente consentaneo e vicino, morte e vita. Ma qui entra anche una ragione più intima. Bianca Rosa, la mia fidanzata, venne a San Sepolcro nel 38 a preparare, e nel 39 a preparare una tesina di laurea proprio su Piero della Francesca e sulla Resurrezione. Ora è morta, ma accanto a questo quadro io vedo ancora la vita e la morte.